Buona giornata a tutti ragazzi. Allora, toccare il Napoli, ripeto, è lesa sua maestà. Ieri ho dovuto bloccare qualche coglione napoletano perché ovviamente è un po' colpa loro, ma anche colpa dei media che esaltano il Napoli fuori maniera, perché quando vincono è un grandissimo gioco, quando perdono escono sempre a testa alta. Mi fa specie perché quando noi juventini ricordiamo Barcellona-Juventus finita 3-1 in finale a Berlino, ricordiamo di un primo tempo che se finiva 4-0 non c'era nulla da dire. Poi nel secondo tempo abbiamo addirittura rischiato di vincerla, però nel primo tempo se finiva 4-0 non c'era nulla da dire. I giornalisti quando parlano della finale di Berlino parlano proprio del primo tempo. Il primo tempo, se finiva 4-0, non c'era nulla da dire. Dicono sempre questa cosa qui. Ieri, tra City e Napoli, no. Il primo tempo viene praticamente escluso. E parlano solo del secondo tempo, della reazione del Napoli, che è avvenuta grazie a un calo fisico e fisiologico del City, perché non poteva spingere tutti i 90 minuti così. Però al primo tempo, se era 4-0, ma anche solo 3-0, il Napoli sarebbe stato morto, ok? Sicuramente non avrebbe avuto i due rigori a favore, non avrebbe creato quello che ha creato nel secondo tempo perché sarebbe stato spento mentalmente. A volte nel calcio, la maggior parte di volte, basta un episodio durante una partita che non hai neanche visto palla praticamente fino a quel punto, basta un episodio come rigore sbagliato poi da Mertens, ma comunque è stato uno sblocco mentale del Napoli, poteva succedere il contrario invece. Ha sbloccato il Napoli quell'episodio, come per dire, possiamo creare anche qua a Manchester. E là è arrivata poi la reazione del Napoli. Basta appunto solo un episodio a volte per sbloccare una squadra che le sta prendendo. Quello che è successo ieri. Poi ragazzi, purtroppo i napoletani mi dicono, ma Sarri, facendo paragone Sarri-Allegri. Sarri è 10.000 volte meglio di Allegri, fa giocare meglio la squadra. Allora, come sapete, io del palleggio, del possesso palla del Napoli, lo ammiro. Però, una cosa che dicevo sempre, molte volte il possesso palla del Napoli fine a se stesso, perché comunque il Napoli spinge subito per diciamo, creare l'azione offensiva. Ieri il City ha fatto vari tipi di possesso palla, quello per far uscire il Napoli. Quello per attaccare, quello per mantenere il possesso, per far stancare il Napoli. Cioè, il Napoli invece conosce solo un metodo, solo un modo di far possesso palla, cioè attaccare, 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 attaccare. Quando non riesce a fare questo, si innervosisce. Si innervosisce perché è normale, perché non è abituato. Questo è, poi, ripeto, ieri i napoletani che sono insorti contro di me, li ho già bloccati perché vabbè, sono testi di cazzo, cosa volete? Ovvio, io ho goduto ieri, e lo ammetto, ho goduto che avete perso. Come voi avete goduto a Cardiff, nella Supercoppa contro la Lazio, dove avete sparato i fuochi d'artificio, ma come se non bastasse, gente e amici che ho di Napoli, iscritti che ho di Napoli, mi hanno detto che quando abbiamo perso sabato contro la Lazio, avete sparato i fuochi d'artificio anche sabato. Cioè, poi vi lamentate perché noi godiamo delle vostre sconfitte, ma fatevi qualche domanda, qualche esamino di coscienza, perché non siete santi. Anzi, anzi, quando perdiamo noi c'è tutta Napoli che esplode, come se foste voi ad aver vinto contro di noi quella partita o quella competizione. Quindi è inutile che mi eccifate la morale, perché è normale che ho tifato contro di voi, ho goduto della vostra sconfitta, va bene? Ho goduto della vostra sconfitta. Però se io devo parlare di calcio, parlo di calcio. Se voi continuate ad avere il paraocchi e con voi anche l'allenatore dicendo che è andata bene, è stato tutto bello, ok? Non limerete mai gli errori che avete fatto ieri. Perché voi, e lo dicevo già prima di City Napoli, a voi basta una squadra che vi pressa alti e andate in tilt. Andate in tilt. In Italia questa cosa non succede, o succede raramente, perché in Italia vi lasciano giocare, vi aspettano dietro, va bene? Non vi pressano, vi aspettano dietro e voi
ovviamente tenendo il pallino nel gioco dal primo all'ultimo minuto praticamente, prima o poi o l'1, il 2, il 3, il 4-0 lo trovate. Mentre ieri, come succede spesso in Europa anche contro cos'era, lo Shakhtar, anche lo Shakhtar giocava a calcio. Meno qualitativamente del City, ovviamente, però comunque vi ha pressato molto alti e siete andati in difficoltà. Questo è il vostro grandissimo limite. Ieri il City, fino a che ne aveva, anche quando avete pressato alto nel primo tempo, il City usciva palla al piede dalla difesa. Questa cosa il Napoli non la fa perché la spazza via se viene pressato alto. O la spazza via o sbaglia. Mentre il City ieri, con Guardiola è sempre stato così anche il Barcellona, escono palla al piede. E per di più appunto vi facevano alzare per farvi soprattutto sbilanciare, ok? Questo è il quanto di City Napoli ieri. Comunque, per quanto riguarda la Champions League in generale, ieri il Dortmund ha fatto il primo punto in tre partite. Il Dortmund è primo in Bundesliga. Il City ha pareggiato 1-1 col Tottenham. Il Bayern Monaco oggi gioca la terza partita, però è secondo dietro Paris Saint-Germain. Con questo cosa voglio dire? Che la Champions League dei gironi è totalmente diversa rispetto alla Champions League che partirà da febbraio, perché sono due Champions League completamente diverse. Le grandi squadre come Real, Bayern Monaco e Barcellona, nei gironi, Barcellona un po' meno, però le altre due, nei gironi molte volte hanno faticato, eppure poi la maggior parte delle volte te le trovi tra le prime quattro d'Europa, perché poi anche loro fanno una preparazione in vista di marzo. Anche Real, Bayern Monaco e Barcellona adesso non giocano bene, bene, tra virgolette, come intendono che gioca il Napoli, ad esempio. Non giocano così, ma a febbraio, fatalità, si trasformano perché hanno e fanno una preparazione come la fa Allegri per la Juventus in vista di marzo. In vista di febbraio-marzo, poi ripeto, Allegri lo volevo semplicemente esonerato per un discorso di motivazioni, soprattutto, e anche di cambio di gioco, ecco, quello sì. Però le grandi squadre d'Europa fanno una preparazione estiva in prospettiva di febbraio, della seconda parte di stagione. Allegri ha fatto la stessa cosa come l'hanno fatta appunto le altre 3-4 big. Poi concludo dicendo che il City, ieri ho notato questa cosa qui, molti hanno detto, e anch'io a impressione avevo detto, cazzo, il City quest'anno è una bella squadra. È una bellissima squadra, sicuramente è una delle candidate probabilmente, ma non so se vince la Champions, eh. Ma ho visto che comunque anche il City ha lo stesso problema del Napoli, cioè col pallino del gioco fanno quello che vogliono quando hanno il pallino del gioco, quando invece non hanno il possesso palla vanno spesso in difficoltà. Ieri il Napoli ha rischiato 2 o 3 volte di fare male al City nel secondo tempo soprattutto. Questo, secondo me, è un limite che Guardiola cercherà sicuramente di migliorare, perché quando ti beccherai non il Napoli, che con tutto rispetto sono fortissimi, sono i migliori della galassia, ok? Però se ti beccherai un Barcellona, un Real Madrid, un Paris Saint-Germain, un Bayern Monaco e quant'altro, quei 20 minuti, quegli ultimi 20 minuti, ok, dove hai rischiato, e sopra solo di un gol, te la fanno pagare, ma cara, queste 3-4 squadre. Adesso io non paragono, ecco, altra cosa, i napoletani mi dicono: ma noi non puntiamo la Champions, ma il City aveva giocatori che hanno pagato 80 milioni, hanno ingaggi faraonici, perfetto. E allora quando sfotti la Juventus, razza di testa di cazzo, mi vieni a dire quanto tetto ingaggi, insomma, del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern Monaco rispetto alla Juventus? Mi vieni a dire questo? Perché è facile tirare fuori gli alibi quando venite sfottuti voi, no? Però quando siete i primi a sfottere gli altri, non azionate il cervello prima di dire delle puttanate. E soprattutto per passare per coerenti, tutto qua. Detto questo, ragazzi, buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video.